Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo, la cui apertura è dedicata all'Arezzo. Ospite di Block Notes, l'allenatore dell'Arezzo Marco Mariotti ha ribadito la linea portante dell'Arezzo che verrà. Doveva stare solo un quarto d'ora, ma alla fine non ha mollato la presa e ha partecipato a tutta la trasmissione. Marco Mariotti ha una forte carica empatica, trasmette fiducia ogni volta che è chiamato in causa. È un motivo d'orgoglio essere dell'Arezzo. La consapevolezza che sarà un anno importante e sicuramente se si tratterà di Serie D dovremo soltanto vincerla. Perciò c'è una preparazione mentale, c'è una preparazione anche a livello di preparazione della squadra che è molto molto importante e lì di solito meno si sbaglia e meglio è. Sull'Arezzo che verrà ancora non si sbilancia. È una squadra che deve vincere, non può partire dagli uomini, non bisogna sbagliare gli uomini, gente motivata che viene al di là dei soldi, che viene per riportare Arezzo, combattere ogni giornalamento sapendo che ogni giorno saremo sotto il giudizio di tutti e anche i primi errori verremo subito anche contestati. E allora ci vuole una forza di carattere, una forza di mettersi in discussione incredibile. È per questo che io dico sempre, sto dicendo al direttore, il direttore condivide insieme a me, scegliere prima gli uomini, quelli che non hanno paura di mettersi in gioco. E nel finale ha confessato la sua passione per la musica. Quel vestito bianco a righe nere sembravi Elvis quella volta. Io sono molto molto appassionato di musica perché penso che la musica insieme al calcio, alla cultura ti regalano emozioni, ti regalano passioni, perciò ti rendono vivo, perciò sono appassionato a 360 gradi di musica e penso di essere anche un buon ascoltatore esperto, perciò se mi hai fatto questo paragone sicuramente ti dico che Elvis Presley era un grande della musica dei suoi tempi. Bene, allora ben trovati con un nuovo allenatore rock per l'Arezzo, perché l'Arezzo dovrà essere rock della stagione che verrà. Va bene Marco, grazie per essere stato. Potrebbe spuntarle il Frosinone nella corsa a Daniele Jacoponi, 19 anni, che dovrebbe lasciare l'Arezzo per fare ritorno nel Lazio. Il giovane esterno offensivo sarebbe ormai vicino all'arrivo in Ciociaria. Il club del presidente Stirpe batterebbe la concorrenza di Torino, Verona e Sassuolo. Quarti di ritorno dei play-off domani in C1, queste le partite in programma. Alessandria Feralpi Salò, Padova Renate, Catanzaro Albino Leffe, Sudtirol Avellino. Padova e Avellino sono vicinissime ormai alla semifinale, dove salvo sorprese si contenderanno un posto in finale. Nell'altra parte di tabellone, la Feralpi Salò parte vittoriosa con l'Alessandria dopo la gara di andata, mentre più equilibrata appare la partita tra Catanzaro e Albino Leffe. Nel campionato di Serie D, domani, gara di recupero tra Trastevere e Siena. Il Montevarchi farà da spettatore. La squadra di Malotti ha in mano la promozione in Serie C. Nello strano girone della Serie D c'è una certezza, il Montevarchi. La squadra di Malotti ha in mano il suo destino e, piaccia o no, il risultato del recupero tra Trastevere e Siena in programma domani, sono i rossoblù ormai padroni del loro destino. Lo hanno capito anche i tifosi che in questo anno di pandemia non hanno potuto fare sentire da vicino il loro appoggio, ma l'episodio della vittoria alle Badesse con il Lornano è significativo. E già il pensiero è rivolto al 9 giugno, giorno in cui sarà possibile tornare allo stadio, sebbene in forma limitata. Sarà un turno infrasettimanale, vera prova generale del derby di San Giovanni. In casa Aquilotta si sta pensando anche al futuro e in casa di Serie C dovrà essere fatto un rapido restyling al Brilli Peri. In questo caso il sindaco Chiassai, già al nostro microfono, ha detto che il comune farà di tutto per assecondare le esigenze della società Aquilotta. Torna in campo l'Eccellenza, Terranovese Traiana in campo contro il Firenze Ovest. Penultimo turno di campionato, la situazione in classifica è assai chiara. L'antipo Gibonzi è proprio la Terranovese Traiana, che in virtù della roboante affermazione di Pontassieve ha ribadito i suoi valori. L'obiettivo resta il piazzamento migliore nel girone. Attualmente la squadra di Beccattini è seconda distanziata di due lunghezze dalla squadra giallorossa. E domani il Poggibonzi ha una partita che vale triplo, perché ospita il Valdarno di Marco Brachi. Per la squadra di Figline è l'ultima occasione per cercare di tornare in gioco. Infatti il Valdarno per andare ai playoff deve battere la capolista. Questo potrebbe favorire anche la Terranovese Traiana, che è impegnata in casa con il Firenze Ovest. La pallacanestro torna in campo l'Amen SBA domani sera mercoledì al Pala d'Agata con inizio alle 18.30 e in programma la sfida contro il Montecatini.
Lo schiaffo di Terranuova è stato pesante perché la SBA ha rimediato l'ennesima sconfitta in un faccia a faccia con la Fides Montevarchi. Non è la prima volta che accade in terra valdarnese, ma non c'è dubbio che questo sia stato tale, visto che in un derby le motivazioni dovrebbero essere di ordinanza e la squadra ha mancato in maniera clamorosa l'appuntamento sbagliando l'approccio alla partita. L'occasione per il riscatto arriva domani sera quando alle 18.30 arriverà al Pala d'Agata in Montecatini Terme. La squadra termale ha 8 punti in classifica e cerca i 2 punti che potrebbero garantire la salvezza matematica. Per la SBA invece l'interesse è lo stesso, ma i punti sono di meno e la ricerca della vittoria diventa un obbligo morale e sostanziale. Resta a riposo la Synergy, a cui manca poco per festeggiare, mentre la Fides va a cercare conferme in quel di Prato, al cospetto di una squadra abbordabile. Paludi ha detto che la sua squadra le vincerà tutte. Domani sera subito la verifica. Nel campionato di pallavolo, prima vittoria nella seconda fase della Serie C del Club Arezzo, il sestetto di Federico Rossi ha battuto 3-0 i Lupi di Santa Croce. Questi parziali 25-19, 29-27 e 25-21. Il sestetto aretino tornerà in campo domani sera per l'ultimo recupero, sempre con la stessa squadra, ma a campo invertito. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale sportivo. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.